Nell'ambito degli incontri di Senza Età parliamo col dottor Claudio Corradi, che oggi è il nostro esperto, allergologo, pneumologo e pediatra, quindi ha più specializzazioni, ma soprattutto esercita in diversi ambiti ambulatoriali. E adesso la domanda di rito è questa. Dottore, ci stiamo avvicinando a un periodo, a una stagione di allergie. E ovviamente in questo periodo in cui il Covid sta ancora imperversando, purtroppo, ecco, che cosa sta succedendo? Beh, sta succedendo che le persone sono molto preoccupate, soprattutto coloro che soffrono d'asma, pensando che l'asma possa essere un elemento di rischio. Però l'asma non grave, cioè quindi l'asma diciamo stagionale legata alle allergie, di solito non è un elemento di rischio. Vorrei anche ricordare che di solito gli allergici hanno un sistema immunitario più vivace rispetto ai non allergici, quindi questo, diciamo, in un periodo di pandemia non guasta. Ecco. E soprattutto diciamo che bisogna seguire con più attenzione rispetto agli anni precedenti le indicazioni che sono state date dai propri specialisti di riferimento. Insomma, ecco. Quindi diciamo che se c'è proprio un momento in cui il fai da te della terapia di queste patologie asmatiche e allergiche non è proprio adesso, ecco, il momento di fare queste cose, ma è il momento di seguire bene le indicazioni date. Ecco, lei esercita la clinica Sant'Agostino in vari ambulatori di Reggio Emilia, sicuramente per la sua esperienza la gente si rivolge e chiede visite per i motivi più disparati, e soprattutto anche con i bambini. Ora le scuole sono chiuse, però i bambini hanno difficoltà respiratorie spesso dovute non solo ad allergie stagionali. E in questo momento lei vede che stanno aumentando queste cose? Beh, in questo momento, soprattutto ogni volta che c'è del raffreddore, ogni volta che c'è della tosse, e nel bambino, indipendentemente dalle allergie o dal fatto che sia asmatico, è un evento abbastanza frequente, è chiaro che la preoccupazione di tutti, genitori in primis, ma insegnanti anche, è che questi possono essere sintomi di infezione da Covid, no? Allora, innanzitutto, per fortuna, adesso abbiamo l'accesso ai tamponi molto più facilitato rispetto a prima, quindi abbiamo la possibilità di toglierci i dubbi molto rapidamente. Però vorrei ricordare che, essendo patologie che ci sono sempre state, anche quando il Covid nessuno di noi immaginava che sarebbe mai arrivato, i vecchi sistemi, quindi fare innanzitutto un aerosol, provare a fare i lavaggi nasali, possono dare una risposta. Cioè, è chiaro che un'infezione da Covid dai normali aerosol, i normali lavaggi nasali, non trae nessun tipo di beneficio. Invece capire che dopo un aerosol ben fatto, magari la tosse è migliorata, il raffreddore è meno fastidioso, può intanto tranquillizzare i genitori e gli insegnanti. Insomma, fa sempre bene avere questo tipo di attenzioni, l'aerosol, cure anche semplici, tradizionali, ma efficaci. Esattamente. Ecco, ci ha dato un buon suggerimento. Ma senta, lei nelle sue pubblicazioni, spesso specializzazioni e approfondimenti, parla di fisioterapia respiratoria. Ecco, questo è un gradino invece più importante. Quando serve? Negli asmatici sicuramente l'abitudine a respirare bene e imparare a respirare bene è una cosa estremamente importante. Questo può far sì che si possa stare meglio facendo, assumendo meno farmaci, insomma. Quindi ci sono degli esercizi, e se mi permette vorrei fare vedere una pubblicazione che ho fatto alcuni anni fa, ma è sempre molto attuale, che sono esercizi respiratori utili al bambino asmatico. E questi sono tra l'altro corredati di disegni molto semplici per poter essere così utilizzati dai genitori, e soprattutto ci sono anche delle indicazioni semplicemente per le tossi catarrali, che non hanno niente a che vedere con l'asma o le patologie allergiche. Tante volte fare dei bei massaggi toracici secondo le indicazioni che vengono trovate in questa pubblicazione può evitare aerosol, può evitare sciroppi, può evitare poi di arrivare all'antibiotico perché questo catarro si accumula. E quindi diciamo un po' una messa in pratica di rimedi, se vuole, molto semplici, ma che però possono dare degli ottimi risultati.
Senta, per concludere un po' questo discorso, senza gettare troppa acqua sul fuoco in questo periodo né creando allarmismi, però le allergie e i problemi respiratori è indubbio che stanno aumentando. Adesso andiamo verso la primavera, quindi pollini, eccetera, eccetera. Possiamo magari dare un messaggio di prevenzione, qualche cosa del genere? Certamente, la prevenzione è il cardine delle allergie, cioè non si può pensare di assumere i farmaci e non fare un'attività preventiva. I farmaci funzionano se si fa una buona prevenzione. L'utilizzo delle mascherine, che ahimè è diventato, no, nell'ultimo anno praticamente una sorta di obbligo per tutti quanti, aiuta sicuramente a prevenire le allergie di tipo respiratorio. Quindi un corretto utilizzo delle mascherine ci aiuta per prevenire il Covid, ma ci aiuta anche per respirare meglio in tempo d'allergia. E poi l'altra cosa importantissima è che molte persone sono preoccupate, o erano perlomeno preoccupate, del fatto dell'utilizzare cortisonici, sia inalatori che di tipo invece sistemico, in tempo di Covid. Vorrei rassicurare che bisogna fare bene le terapie. Un naso che funziona bene, quindi perché l'allergia è sotto controllo, è un naso che meno facilmente si infetterà con il Covid. Un'asma ben controllata è un apparato respiratorio che si difenderà meglio nei confronti di qualsiasi altro tipo di aggressione. Quindi controllare bene le allergie, controllare bene l'asma è comunque un buon modo per preservare e per prevenire l'infezione da Covid, ecco. Ecco, da ultimo è sempre bene fare una visita per qualunque tipo di prevenzione. Beh, direi che chi non sa, chi ha il dubbio di essere allergico e non sa che cosa è allergico, deve sicuramente fare una visita e fare delle prove di allergometri, che i pretest in un quarto d'ora ci permettono di avere una buona risposta. E soprattutto anche coloro che già hanno, diciamo così, l'indicazione terapeutica, che hanno l'indicazione alla prevenzione, spesso mi chiedono: ma quando è che mi devo fare ricontrollare? Quando i sintomi cambiano. Quando i sintomi cambiano rispetto a come si sono sempre presentati, vuol dire che è cambiato qualcosa. Vuol dire che forse si è aggiunto un allergene. Ricordiamoci che esiste una marcia allergica. Si inizia con un'allergia, ma poi nel tempo questa allergia può cambiare, se ne possono aggiungere, se ne possono perdere per strada, possono modificarsi. Quindi il cambiamento dei sintomi deve essere sempre interpretato come necessità di fare il punto della situazione. Quindi mai fare da sé, tra virgolette, perché di cortisone anche in TV se ne è parlato tanto, anche in funzione anti-Covid, no? Uno dice fa subito il cortisone e non, sta tranquillo, però non bisogna esagerare, soprattutto, ecco, può far bene, ma sempre sentire il medico. Esattamente. Poi il corretto utilizzo dei farmaci inalatori. Tutti credono di essere capaci di fare le cosiddette bombolette spray perché sembrano poi molto semplici, ma poi dopo farle bene, farle correttamente, quindi avere un buon ritorno dal fatto di fare un farmaco è una cosa diversa. Quindi ogni tanto anche fare il punto, no? Sulle situazioni, sulle posologie, sulle modalità di somministrazione. Non è così scontato il fatto che magari da tanti anni si utilizza il farmaco e che allo stesso tempo voglia dire che lo si utilizza bene, insomma, ecco. E poi nell'asma, in maniera particolare, esiste sempre il concetto che bisogna aumentare le terapie quando le cose non vanno bene e bisogna diminuirle quando le cose stanno meglio, ma questo sempre sotto il controllo del medico. C'è anche un fatto nell'asma di tipo psicologico e nervoso, molti bambini per esempio ne soffrono. Quello è un discorso interdisciplinare, forse. Secondo me i bambini che hanno un'asma che non è ben controllata possono poi dopo avere dei risvolti psicologici perché hanno dei disturbi del sonno, dormono male, riposano poco, di conseguenza il giorno dopo sono bambini inappetenti, bambini che a scuola rendono meno, la maestra spesso chiede: ma il bambino va a letto tardi alla sera alla mamma perché lo vediamo stanco, si addormenta sui banchi. Sono bambini che evidentemente non respirano bene. E quindi dopo risvolti psicologici educazionali vengono perché magari la patologia allergica, la patologia asmatica o la rinite allergica non sono sotto controllo.
Bene, ringraziamo per questi suggerimenti, dottor Claudio Corradi. Ci risentiremo perché sperando, ecco, in periodi più liberi e più tranquilli, in modo da parlare magari di qualche specializzazione, di qualche cura e in maniera normale, vederci anche di persona. Ringrazio, dottor Claudio Corradi. Grazie.